diciamo qua video sulle orchidee. Riprendiamo con calma. Qua c'è un po' di cocciniglia pure che ho tolto adesso, va benissimo. Allora, questa è ciò che rimane di un'orchidea che mi è stata data, che era completamente marcia. L'ho pulita, vi ho saltato tutto il passaggio della pulizia perché era inutile, vabbè. Vi farò un video a parte comunque. Qui abbiamo questa Phalaenopsis che ha buttato una piccola piantina qua. Vedere, non so se mette a fuoco, purtroppo mi sa di no, forse sì, non lo so. Qua ha buttato un'altra piccola orchidea che ha la sua radichetta e poi c'è la pianta quella grande che ha iniziato a buttare un paio di radici qua e una qua dietro. Quello che facciamo oggi andremo a metterla su questo supporto qua. Ho recuperato dal giardino un po' di muschio. Questo sarà il nostro pezzettino dove andremo a metterla come pezzo. Potrebbe anche starci Qua dentro che c'è, faccio vedere, vediamo se riesco a indirizzare un po' di luce. Qua dentro c'è praticamente una taschina dove posso andare a metterla per poi andare a tenerla su un pochino. Casomai ci. Ecco, si è appena staccato un pezzo. Casomai ci lavoro un po' il legno, lo taglio. Ok, allora ho iniziato a segare questo pezzo di legno per renderlo, cercare di renderlo piano in modo che stia abbastanza in piedi da solo. Ecco, si smonta mezzo studio. Adesso dovrebbe anche saltare. Andiamo. Ok. Questo è il pezzettino che sta, diciamo, anche in piedi da solo. Molto carino. Abbiamo un pezzettino che sta in piedi. Due pezzettini che stanno in piedi. Perfetto. Sto in piedi anche storto. Perfetto. Allora, questo non ci serve più, quindi lo mettiamo là. Che comunque a noi interessa questo pezzo qua. Allora, una cosa che andiamo a fare sarà intanto prendere la pianta, questa qua, e tagliare le foglie più grandi. Ok, in modo da aver ottenuto una piantina proprio piccolina. Qua taglio proprio per dargli un po' di forma e dare un po' più luce anche alla piantina sotto che sta nascendo, che ne avrà bisogno di più luce possibile. Poi andiamo a prendere un po' di questo muschio. Intanto questo ci conviene spostarlo. Poi queste qua comunque cresceranno parecchio, quindi poi andrò ad aumentare la dimensione del supporto, tutte quelle questioni, ma lo vedremo quando ci saranno quei lavori da fare. Allora, intanto mettiamo un po' di muschietto, questo qua, andiamo a metterlo un pochino qua così, in modo da tenerlo fermo qua. Vediamo se ci sta. Perfetto. Poi andiamo a prendere la nostra bellissima piantina. Andiamo a posizionarla storta. Vediamo un attimo come posizionarla al meglio in modo per le radici, per farcele stare su. Così potrebbe andare. Poi prendiamo ancora un po' di sfagno, questo qua. Non esageriamo in questa condizione perché veramente cioè non ha radici e può marcire facilmente. Può partire un marciume da un momento all'altro, quindi non esageriamo troppo, ne mettiamo giusto un pochino anche qua sotto, vediamo se giusto a tenere un po' di umidità attorno alla pianta. Ok.
questo è fatto così. Adesso, per tenerla qua, ci sono vari metodi, cordini, spaghi o robe del genere. Il metodo migliore è questo qua, una semplice comunissima retina che andremo ad appoggiare sopra e fissare con dei chiodi o qualcosa. Allora, questa va messa tagliata qua. La cosa che andiamo a fare è piegare il chiodo in modo da poter bloccare il pezzo. Diamo giusto una piegatina leggera così. Tac. Pieghiamo il chiodo. Si prende il chiodo, si tiene ferma il tutto e si va a... Andiamo a fissare la retina col chiodo così, in modo che la pianta poi non scappi più fuori, non se ne vada più in giro per i fatti suoi. Ho trovato sta striscia di plastica, gli ho messo un paio di puntini qua e qua di colla a caldo. Non so se si vede perché sta luce qua è una roba assurda. Un po' di colla a caldo qua messo. Adesso si asciugherà con calma. La retina qui sopra, poi appena inizierà ad attaccarsi al supporto, quindi nel giro di 3-4 mesi, andremo a tagliare e vedere se rimane ferma sul supporto. Quindi, a parte tutto lo schifo adesso che si è formato qua, questo faccio vedere l'effetto finito. Adesso la terremo costantemente monitorata, umida e vediamo come si comporta. Sta anche in piedi da sola. Come vedete, ho tagliato in modo che stia in piedi da sola, prenderà la luce, si ingloberà il suo supporto. Se vuole fare fiori, fiorirà, speriamo di sì. E questo è un modo carino per anche avere magari un centro tavola o fare un regalo, o anche un modo carino per mettere le proprie orchidee su zattera, in modo da avere la zattera piatta, in modo da appoggiarla bene senza doverla attaccare. Siamo stati fortunati, ho trovato questo pezzo qua che aveva già la scanalatura qua dentro, se no l'andavo a fissare in qualche modo sul supporto qua sopra con del giro sempre di nastri o qualcosa. L'effetto mi piace molto, poi vedremo anche come utilizzare questo, sempre magari con un'orchidea, magari di quelle piccole in miniatura, appena magari ne avrò qualcuna. E niente, per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. Un saluto utilizzante, ciao!